abbiamo un altro abito doppio petto. Al contrario di quella di prima, questa porta solo due bottoni. Abbiamo deciso di fare questa innovazione in una giacca doppio petto per renderla un po' più particolare, un po' più sportiva. L'apertura è molto più aperta, il bavero è molto più tondo e questo fa sì che la giacca diventa un po' più aggressiva. Questo è un po' il colore che noi ci identifichiamo un po' in quest'estate. Un verde ricco, un verde abbastanza scuro, diciamo un verde pino. Qui vediamo proprio come i bottoni entrano a contrasto con la giacca. Sono dei bottoni di corno maculati che si baciano tra di loro e questi bottoni, come al solito, si possono aprire. E vediamo proprio come la giacca, anche nell'interno, si è tutta sfoderata. In questo caso la fodera interna è sempre una fodera panna perché noi prediligiamo queste fodere fresche per l'estate. Ancora una volta vediamo la manica sfoderata. Abbiamo sempre queste le solite quattro tasche e il nome del cliente all'interno della giacca. Passiamo al davanti di questa giacca sportiva. La tasca è tagliata con la pattina che riprende l'interno della giacca. E il taschino in vita tagliato con la pattina. La pattina, una volta che si infila dentro, non si vede più. Si nota invece questa specie di applicazione, come se la tasca fosse applicata, ma viene solo disegnata dall'impuntura della giacca fatta a mano. Tutte le cuciture di questa giacca sono delle cuciture sovrapposte, una stoffa sopra l'altra stoffa. Questa è una cucitura particolare che si chiama cucitura a maccheroncino, tipica delle giacche sportive della sartoria napoletana, tipica della sartoria Rubinacci. Qui vediamo la doppia impuntura. Il pantalone, sportivo, porta la doppia pants. Qui abbiamo la cintura Manni, firma della sartoria Rubinacci, per qualche pantalone un po' particolare. Dietro porta due tasche con la pattina. La pattina ha la sua doppia impuntura sopra, proprio per enfatizzare questo lavoro a mano. È tutto impunturato lungo tutta la gamba, è completamente fatto a mano. Al contrario di prima, era molto largo, in questo caso è a sigaretta. Un pantalone abbastanza asciutto, il fondo ritorna a 19, l'altezza del risvolto è 4,5.